Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retro computing. Oggi parleremo del flop commerciale della linea Olivetti Prodest. Degli Olivetti Prodest ho già parlato in un paio di podcast, uno per quanto riguarda il BBC Acorn, e quindi ho parlato anche del PC 128S, quanto dell'Ucronia Informatica Olivetti MSX, in cui ho immaginato che l'Olivetti PC 128 avesse potuto essere collocato nel 1982 ed essere un MSX, e che quindi la Olivetti avrebbe potuto entrare nel segmento degli home computer con il progetto MSX già dal 1983, piuttosto che dai primi del 1987, con tre macchine che indubbiamente il PC 128, PC 128S e PC1, tre macchine completamente incompatibili l'una con l'altra, e già questo, diciamo, fa intravedere un delirio da manicomio. Questo podcast molto critico sulla linea Prodest della Olivetti, andrò a demolire le deliranti scelte commerciali della Olivetti, che a mio avviso, nella tardiva entrata nel segmento home computing, fecero mancare un'ampia fetta di ricavi e sinergie con la linea business computing, che a mio avviso avrebbero potuto, diciamo, dare maggiori opportunità di sopravvivenza alla Olivetti Computer. In particolar modo la Olivetti, lo sapevano anche Sasse, all'epoca spendeva il 5% del proprio fatturato in ricerca applicata, quando nel settore dell'informatica i competitor investivano il 15% del fatturato. L'Olivetti ebbe ad ignorare il successo del Commodore VIC-20 del 1982. La Olivetti ebbe a ignorare il progetto della MSX in Asia nel 1983, che ebbe un grande successo. Dormivano come marmotte alla Olivetti. La prima linea commerciale per home computing fu proposta dalla Olivetti nel tardo 1986, quindi praticamente dal 1987, con prima due macchine e poi se ne aggiunse una terza. Nel 1986 il PC 128 aveva il registratore di serie, un Motorola CPU 6809 e un MHz e 128K di RAM, una macchina che avrebbe potuto andare bene nel 1982 o nel 1983, ma non di certo nel 1987, che più nessuno quasi adoperava il registratore. Inoltre la macchina, il PC1, che era un Thomson MO6, era praticamente obsoleta per il tempo, ma soprattutto era incompatibile con il VIC-20, incompatibile con il Commodore 64, incompatibile con gli Apple II, incompatibile anche con gli MSX e, udite udite, l'ho già detto, incompatibile anche con l'Olivetti PC-128S, l'altro computer venduto dalla Olivetti per il segmento home computing sulla linea Olivetti Prodest. Ecco, e su questo ho detto tutto sul PC 128. Il PC 128S, oggi ne ho già parlato, era di fatto un Acorn BBC, una macchina buona che avrebbe potuto andare bene nei primi del 1984, ma non di certo nei primi del 1987, perdon. Il ritardo con cui l'Olivetti entrò nel segmento home computing permise a Commodore, Apple ed MSX di creare un largo numero di appassionati con club in cui si scambiavano programmi. Nessuno conosceva l'Olivetti PC 128S, che peraltro era incompatibile con le diffusissime macchine Commodore VIC-20, Commodore 64, incompatibile con l'Apple II, incompatibile con MSX, incompatibile con l'Amiga 1000 che era uscito, incompatibile con le macchine MS-DOS che la Olivetti nel segmento commerciale Professional Computing vendeva, e era perfino il PC 128S incompatibile con l'Olivetti PC 128. Ecco, quindi ditemi voi
che senso ha proporre nel segmento home computer due macchine completamente diverse, incompatibili tra loro, che nessuno conosceva e che le due macchine nemmeno si potevano aiutare in modo sinergico per allargare il numero delle dotazioni software e dell'installato. Inoltre, il PC 128S risentiva della forte concorrenza commerciale dell'Amstrad PC 1512, che nel 1987 aveva un prezzo entry level molto competitivo e offriva un ricco parco software, aveva disk drive da 5 pollici e 5 1/4, e inoltre era praticamente de facto un compatibile MS-DOS di marca e aveva anche 3 slot ISA in un grande case molto ampio. Nel 1988 la Commodore sfornò l'Amiga 500 e praticamente dilagò nel mercato con un prodotto che mise fuori mercato l'Apple 2GS, che costava il doppio, aveva la metà della memoria RAM e aveva un terzo di clock di potenza. La Olivetti Prodest ebbe a proporre niente un po' di meno che l'Olivetti PC1. Che cos'era l'Olivetti PC1? Ecco, era finalmente un compatibile PCMS-DOS. Aveva una CPU NEC compatibile con 8086 e 512K di RAM. Però la macchina era chiusa, non aveva slot ISA, il case era quello del PC 128, non aveva dischi da 5,25 ma solo dischi da 3,5. Di conseguenza chi comprava l'Olivetti PC1 non poteva accedere al grande parco software MS-DOS che girava sui dischi da 5,25, avendo una macchina con dischetti da 3,5. Inoltre, ovviamente, aveva meno software, perché l'Amstrad PC 1512, oltre ad avere 3 slot ISA e un ampio case, forniva anche una ricca dotazione software con un word processor, database, spreadsheet e vari giochi. Obiettivamente, la linea Olivetti Prodest fu un enorme flop commerciale. 1. L'Olivetti entrò nel segmento home computing con 5 anni di ritardo. Quando propose le linee di macchine non considerò niente di quello che era già successo nel segmento home computing per quanto riguarda le vendite di Commodore VIC-20, di Commodore 64, della famiglia Apple II, con Apple II Plus, Apple II e Apple IIc, oppure non considerò nemmeno quanto aveva fatto già la linea MSX. Olivetti propose nella linea Prodest inizialmente 2 macchine, poi 3, che erano tutte e 3 inadeguate alla concorrenza, che praticamente in particolar modo Commodore, e anche sia con Commodore sia con Apple sia anche con Amstrad. Soprattutto, terzo punto, le 3 macchine erano tutte e 3 incompatibili le une con le altre, perché erano computer totalmente diversi. Ecco, è impossibile, cioè un delirio da manicomio, proporre 3 macchine completamente diverse senza che vi potesse essere la possibilità di creare una sinergia nel mondo software. Inoltre non si capisce soprattutto perché la Olivetti, quando decise finalmente in modo tardivo di entrare nel segmento home computing, ebbe ad ignorare la linea MSX, che in Asia aveva un'enorme accoglienza, aveva avuto un'enorme accoglienza. Quindi Olivetti avrebbe potuto importare software in larga quantità dal Giappone o dalla Sud Corea, traducendolo in italiano, oppure semplicemente utilizzando la versione inglese del software MSX, e quindi produrre un Olivetti MSX per il settore home computing, adattando ovviamente e sottodimensionando la motherboard dell'Olivetti M20, aderendo quindi alle specifiche MSX, e questo poteva essere già fatto nel 1983 o addirittura nel 1984. Quando fu introdotto il PC1,
che finalmente era un compatibile MS-DOS. Nessuno pensò a metterci degli slot ISA. Fu messo il disk drive da 3,5 che obiettivamente impediva agli utenti di accedere al software e per MS-DOS su dischetti da 5,25 e diciamo inoltre il prezzo dell'Olivetti PC1 era fuori mercato rispetto a quello che la Amstrad offriva con il PC1512, dato che c'era un case grande, 3 slot ISA, dischi di disk drive da 5,25, possibilità di mettere un hard disk, ma soprattutto diciamo che era un compatibile IBM di marca e quindi permetteva di fare cose che il PC1 in teoria avrebbe potuto fare, ma i limiti hardware cui era stato posto aveva relegato in una nicchia di cui non si capiva bene le ragioni. Non me ne vorranno i fans che la linea degli Olivetti Protest, se a mio avviso definisco la linea degli Olivetti Protest un delirio da manicomio, 3 computer completamente incompatibili gli uni con gli altri, 2 sono hardware obsoleto che fu introdotto in modo tardivo, tutti e 3 non sono nemmeno diciamo delle macchine MSX che invece avrebbero potuto diciamo l'Olivetti introdurre una linea computer home computing per MSX. Il terzo tentativo della Olivetti di entrare nel segmento home computing con il PC1 un compatibile MS-DOS de facto segò le gambe alla macchina perché non si permetteva agli utenti di sfruttare tutta quella base software di installato che già c'era e circolava sul disk drive da 5,25, tantomeno la possibilità di inserire schede di espansione nel case che era chiuso, identico al PC128, mentre l'Amstrad proponeva una macchina grande e diciamo un desktop, una macchina aperta con possibilità indubbiamente di una vita operativa molto più lunga ad un prezzo che era addirittura più competitivo, dato che la dotazione software del PC1512 dell'Amstrad era superiore. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.